Guagliù. Allora, partiamo dal presupposto che io con te, che sei mio fratello, non ho mai avuto segreti e né mai li avrò. Quindi, la cosa che ti vorrei dire, anche se il babbo mi dice, fra virgolette, ma non me lo dirà mai perché sa che io con te mi confido e sa che io ti dico tutto, anche se mi dovesse dire di non dirti nulla, lui lo sa che io comunque te lo dirò. Capito? Non è che lui non lo sa, lui è cosciente, anzi, ti dirò di più. Probabilmente lui vuole dirmi delle cose che magari a te non ti ha mai detto e che probabilmente queste cose lui non ha avuto il coraggio di dirtele. Capito? E quindi diciamo, vuole parlare con me perché sa che io posso dirle a te. Diciamo che sono un mezzo per arrivare a te e di questo io sono felicissimo, figurati, non mi sento usato assolutamente perché è una cosa che va così, deve andare così. Quindi probabilmente lui non ha avuto in passato, magari voleva dirtele, però magari non ha avuto mai il coraggio di dirtele. Quindi non sappiamo neanche di che cosa stiamo parlando, di che cosa ci dirà, cosa non ci dirà, ci mancherebbe qua. Però parte dal presupposto che io segreti con te non li ho mai voluti avere e né tanto mai li vorrò avere in futuro, assolutamente. Per me è tutto bianco o è tutto nero, cioè non esistono segreti. Esistono le bugie bianche, però i segreti non esistono. Quindi state tranquillo, qualsiasi cosa mi dirà, sai benissimo che io, no? Sono un libro aperto, lo sai, mi conosci troppo bene oramai. Senti, poi niente, va bene per quanto riguarda quella. Cuore, non lo so, se l'ha fatto di proposito, vuol dire che ti sta stuzzicando. Però voglio dire, ma non è che ci dobbiamo fasciare la testa perché, lasciamo stare. Sempre la solita storia. Se si vuole concedere bene, se no, non importa, tanto tra un po' uscirai e ti rifarai di tutto, non ti preoccupare. Almeno. Io credo che comunque a breve usciremo, non è che possiamo stare a vita dentro questo reparto riabilitativo, insomma. Va bene? E poi, vabbè, sì, lo so, cuore mio, io vorrei che ti divertissi diversamente, non stare a pensare a quello così che io conosco, che ho conosciuto, che forse l'ho visto, che forse ho avuto a che fare col babbo, cioè è una cosa che dispiace, ci mancherebbe, ma dispiace veramente tanto, insomma, per lo schifo che ha combinato, ci mancherebbe. Però voglio dire, vedi altro, vedi altre situazioni, magari cose più belle da vedere, cose più propositive, insomma. Va bene? Beh, allora, mi raccomando, non ti preoccupare, stai tranquillo qua. Qualsiasi cosa mi dirà, tanto lui lo sa. Te lo ribadisco, lui lo sa che io con te non ho segreti, non posso avere segreti. Lui lo sa benissimo che io con mio fratello non esistono, cioè, capito? È una cosa che è più forte di me, non riesco proprio a tenermi dentro. E se la tengo un giorno, sto male. Quindi il giorno successivo devo per forza dirtelo, se no muoio dentro. Quindi stai tranquillo, babbo, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Cuore, noi dobbiamo essere aperti a 360 gradi. Dobbiamo anche saper capire e saper accettare tutto quello che ci verrà magari detto, di buono o di cattivo, qualsiasi cosa. Ma boh, fratellino, io ti auguro una gran bella buonanotte. Stai tranquillo, stai sereno, andiamo avanti, pensiamo ad altro. Pensiamo che dobbiamo uscire quanto prima da là. E pensiamo anche che quanto prima devo entrare là. Quindi io spero vivamente che la prossima settimana arrivi il momento in cui il babbo mi chiami
mi dica vieni, e io vado, parlo con Devani, e poi da lì, quando esco là, direttissimo a te vengo. O mi dice di sì o mi dice di no. Io glielo dico quando sto là. Gli dico, babbo, mo basta, non mi interessa. Io adesso esco di qua e vado là. Stop. Lo faccio agitare. No, ma tanto mi dirà lui, vai, vai, vai. Anzi, dirà, aspetta, mo mando un messaggio e ti faccio venire ad aprire le porte. Sicuro, sicuro, ne sono certo. Va bene? Beh. Buonanotte, cuore mio, fai tanti sogni bellissimi, ma fai sogni belli, 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 eh. Ma boh, e stai sereno, cuore. Beh, ciao a lui, ciao.